Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Andrea, sono laureato in ingegneria informatica e attualmente lavoro come sviluppatore software in un'azienda. Qui su YouTube parlo principalmente di finanza personale, di business, di investimenti e anche di modi con cui è possibile guadagnare online. Il mio scorso video, ovvero quanto si guadagna su YouTube con 100 iscritti, dove vi facevo vedere quanto ho guadagnato io con il mio canale YouTube, è andato alla grande. Allora ho pensato di continuare sulla linea di questo format e oggi vi farò vedere quanto è possibile guadagnare con un canale YouTube da 1000 iscritti. Se anche tu come me sei curioso dei vari modi con cui è possibile guadagnare online, se vuoi investire ma non sai bene da dove iniziare, se vuoi gestire al meglio i tuoi soldi, allora valuta di iscriverti al mio canale perché insieme vedremo cose molto interessanti. Ma non perdiamo altro tempo, iniziamo subito dopo la sigla. Eccoci qui, allora molti di voi probabilmente avranno già visto video di questo tipo. Nel 2020 ho guadagnato 91.210,01 dollari. Se io ho fatto 105 milioni di visualizzazioni, in 2 anni e mezzo ho guadagnato questa cifra. Questa qui, che leggete, l'avete letta? Come è andato il canale? Il 2020 ho fatto meno iscritti del 2019, ma ho fatto un po' più di watch time, di tempo visualizzato. Sì, esatto, sono cifre veramente assurde ed è quello che guadagnano gli youtuber italiani più famosi solo dalla pubblicità di YouTube, quindi non stiamo prendendo in considerazione i guadagni derivanti dalle affiliazioni, dalle collaborazioni, dagli sponsor, da progetti esterni e via dicendo. Loro però hanno canali con 200, 500 mila, quasi 1 milione di iscritti. Quanto guadagna invece veramente un canale più piccolino e modesto, un canale quasi appena nato con 1000 iscritti? Scopriamolo insieme. Lui è Marco Salvo, ha un canale che parla di web marketing, imprenditoria, di come fare SEO e poco tempo fa ha pubblicato questo video dove fa vedere che con 1135 iscritti in un mese ha guadagnato 83,71 euro con la pubblicità, con la monetizzazione di YouTube. Lui invece è Mario Montenero, ha un canale che parla di musica dove ad esempio fa tutorial su come fare e produrre musica. Anche lui un paio di mesi fa ha pubblicato un video dove mostrava che con 1278 iscritti in un mese aveva guadagnato 22,16 euro. Vediamo adesso di capire un pochino meglio questi numeri perché potrebbero essere in qualche modo fraintesi. Marco in un mese ha pubblicato 9 video ottenendo poco più di 6.000 visualizzazioni. Mario invece, il canale di musica, ha pubblicato ben 11 video ottenendo 12.900 visualizzazioni, quindi quasi, anzi più del doppio delle visualizzazioni di Marco. Adesso giustamente vi starete chiedendo, ma come il canale di Mario, quello che parla di musica, ha ottenuto il doppio delle visualizzazioni del canale di Marco che parla di web marketing, però guadagnando la metà della metà? Com'è possibile? Per capire quanto guadagna davvero un canale YouTube bisogna guardare un parametro chiamato RPM, Revenue per 1000. Questo dato è molto importante perché ci dice quanto guadagna un certo canale YouTube ogni 1000 visualizzazioni. E attenti bene perché ho detto un certo canale YouTube, non un canale YouTube qualsiasi, ma un certo, uno specifico canale YouTube. Andiamo adesso a vedere quant'è l'RPM dei due canali che abbiamo preso come esempio. Per calcolare l'RPM è molto semplice, basta prendere quanto si è guadagnato, in questo caso 22,16 euro, moltiplicarlo per il numero di visualizzazioni e moltiplicarlo ancora una volta per 1000. In questo caso l'RPM del canale di Mario, che ricordiamo parla di musica, è di 1,71 euro, quindi sappiamo che ogni 1000 visualizzazioni più o meno Mario guadagna 1,70 euro. Ripetiamo adesso il calcolo anche per il canale di Marco e vediamo che si ottiene un risultato 7 o 8 volte superiore rispetto al canale di Mario che invece parlava di musica. Ogni 1000 visualizzazioni il canale di Marco, che parla, ricordiamo, di web marketing, di business eccetera, guadagna 13,03 euro. Tra i due canali c'è evidentemente una grande differenza. Se Mario fa 1000 visualizzazioni guadagna 1,70 euro, se Marco fa 1000 visualizzazioni con un suo video guadagna 13 euro. Come spiego più nel dettaglio in questo video che vi lascio qua sotto in descrizione, i guadagni su YouTube dipendono dalla nicchia
nicchia in cui si posiziona il canale. Un canale della nicchia finanza personale come il mio, dove parliamo di soldi, di investimenti, di business, è pagato molto di più rispetto a un canale di intrattenimento, di gaming oppure di musica. Lo stesso discorso vale poi in realtà su tutti i social. Questo ad esempio è quanto devono pagare le aziende su Facebook per ottenere un click sul loro annuncio. Come vedete, la nicchia finanza personale è quella più pagata. Seguono poi tutte le altre nicchie, tutti gli altri settori. Quindi adesso che abbiamo capito che l'RPM è quel valore che ci dice quanto guadagna un canale ogni 1000 visualizzazioni e che questo valore può essere più grande o più piccolo a seconda della nicchia in cui ci troviamo, andiamo a spulciare un po' su YouTube per vedere quanto guadagnano gli altri canali. Passiamo a Mayo Ita, che ha un canale di gaming, di videogiochi, e con 1347 iscritti in 28 giorni ha guadagnato 17 euro e qualcosa a fronte di 23.000 visualizzazioni, quindi con un RPM di 74 centesimi, quindi ogni 1000 visualizzazioni guadagna 74 centesimi. Passiamo a Not Irine, che fa vlog, parla un po' di tecnologia, fa alcuni unboxing. Con 1253 iscritti ha guadagnato 15,78 euro con un RPM di 1,61 euro. Lei invece è Sara Trecate, ha un canale che parla del mondo YouTube in generale, quindi come funziona. Lei ha molti più iscritti rispetto a quelli che abbiamo visto prima, perché ha 6500 iscritti, però quello che ci interessa è vedere l'RPM di questa nicchia. Lei ha guadagnato 122 euro con 45.000 visualizzazioni e il suo RPM quindi è di 2,68 euro, quindi è una nicchia più pagata rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Come dicevo poco fa, la nicchia più pagata è sicuramente la finanza personale. Ho preso come esempio Karim, che con 2751 iscritti ha guadagnato 158 euro con solo 13.000 visualizzazioni e 4 video pubblicati. Infatti andiamo a vedere il suo RPM, che è veramente molto alto, pari a quasi 12 euro. Quindi lui guadagna dalla monetizzazione, dalla pubblicità su YouTube, quasi 12 euro ogni 1000 visualizzazioni. Ricordiamoci però che la monetizzazione, ovvero i guadagni che derivano dalla pubblicità di YouTube, non è l'unico modo con cui si può guadagnare su YouTube. Su YouTube, ad esempio, si può anche guadagnare molto bene dalle affiliazioni, ovvero tutta quella serie di link che anche io metto nelle descrizioni sotto ai miei video su YouTube, e praticamente funziona che se un utente clicca su uno di questi link e si registra, l'utente guadagna magari un bonus di benvenuto e a me viene assegnata una certa commissione. La verità è che spesso e volentieri, ovviamente quando uno ha un audience, un pubblico bello grosso e consolidato, sono molto più alti i guadagni provenienti dalle affiliazioni piuttosto che quelli della monetizzazione di YouTube. Comunque, se vi interessa l'affiliate marketing, avevo fatto qualche tempo fa un video specifico a riguardo che vi lascio sia qua sopra nelle schede che qua sotto in descrizione. A proposito, nella descrizione di ogni mio video qui su YouTube metto sempre un sacco di link utili, come ad esempio i miei conti correnti, i siti che utilizzo io per investire, piuttosto che vi suggerisco alcuni video che potrebbero essere interessanti, quindi se anche dovessi dimenticarvi di dirvelo, date sempre un'occhiata in descrizione. Comunque, tornando al focus di questo video, quanto si guadagna su YouTube con 1000 iscritti? Dipende da quanti video riesci a pubblicare, se un video al giorno oppure un video alla settimana, dipende da quante visualizzazioni riesci a ottenere, dipende anche e soprattutto dalla nicchia in cui si posiziona il tuo canale. Quindi, in base agli argomenti di cui parli, potresti guadagnare da 1 o 2 euro fino anche a 10-13 euro ogni 1000 visualizzazioni. I tuoi guadagni poi dipendono anche dai programmi di affiliazione che hai scelto, se sono profittevoli e convenienti oppure no. Poi c'è anche tutto il discorso delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni, quindi se riesci a trovare un'azienda con cui collaborare, ovviamente guadagni di più. Insomma, anche se dipende da tantissimi fattori, spero con il video di oggi che vi siate potuti fare un'idea più realistica e concreta su quanto guadagna un canale YouTube. Fammi sapere nei commenti se ti aspettavi guadagni di questo tipo oppure se ti aspettavi di più o di meno. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace che mi aiuta veramente tanto, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale così che YouTube possa consigliarti altri video come questo dove puoi imparare qualcosa di nuovo. Ricordati poi di dare un'occhiata qua sotto in descrizione e di dirmi la tua opinione nei commenti su questi guadagni di YouTube. Rispondo sempre a tutti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!